Cigazzo funziona sto cadavere, vogliamo. Un motore, boh. Ma poi se non mi sta bene, la prossima volta la macchina, andatevela a prendere voi. Tu ti pisciavi ancora addosso quando io ho pescato la macmanzante. Sì, sì, re. Nel 95, a Bari Palese, un pescatore mi ha fatto un capolavoro d'un secolo. Peccato che 3 anni fa, Bitonto, si è fatto la cazzata d'un secolo, oh, sai. Ma che diavolo sta andando? Oh, andiamo, preciso. Pigli un zombie, più là. Oh, Benedetto, non si apre. Da mamma, mo finché torna da Diale, se teniamo tutto pomeriggio. Oh, guarda. Damnama! Che si patta, eh? E che spamma, oh wow! Oh, e a me niente. Tu devi stare qua e basta, c'è da fare. Oh, Brenda, non so che cosa. Voglio che hai da te, non fa spaghetti con culo, si capito? E io, quale bacchetti si fa stamattina? In la mano, controlli. Anche se mi porti le anelle del sangue, per te la pistola non ci sta. Barboncino. Bastardo, zitto! Muoviti, bastardo! Bravo, bravo! Ma mi aspetta, mo venga a scioglierti tutto, aspetta! Pronto, Pietro? Sì, le uccio sono. Hanno un schizzo pescatore, sì. Tu bastardo! Chi te muo? Oh, preciso, armazzi, bis! Ma vaffanculo a chi temo, ma cupate, fe! Rigoglioni! Oh, che cazzo vuoi, mi ti so chiamare! Fatta aiuta, dai! Oh, non ti chiamo il silone! E guarda Massimo, che mo' nel vecchio ripiste le merda di Dio Pietro! Ma vida sto scena! Oh! Ma che cazzo sta a fare? Ci cosa scocci che stai chiedendo adesso? Oh, a super cosplay! Mio amore, tu non ti faccio venire! Scema, che qualche casino va a capire! Oh, sono di carica! Che vuoi da me? È un azzurro! Sei bene bene! Avanti, mi scocci! Che non faccio male! Non faccio male! Che vuoi da me? Peccato di! Oh! La salute, signore! La faccia luce! Oh.
Barboncino! Se qua che di una pa! Quello quello è l'orecchietto, un culo col petto, un culo braccio ora. Tutte e due! Barboncino! Ma dove cazzo stai? Capozzo! Se ne scappa il tuo porto! Un figlio è per te! Ma dove sei? Un via da te! Ma un figlio, veloce! Mo, canta basso! Ma mi non mi scusa! Mi chiamo Callà! Veloce! Precipice, buongiorno. Milena, sono io. Ti ho detto che qua non devi chiamare più. Se al cellulare mi hai bloccato il numero, come devo fare? Te lo devi mettere in testa che tra noi è finita, Tony. Mi sono pigliato tutto, Milena. Un sacco di soldi, più di 500.000 euro. Questa è la sambuca che ti fa dare i numeri. Tu vieni a prendere a lungomare che ti spiego tutto. L'ho fatto per te, come. I mesi che mi hai lasciato sono peggio degli anni che mi sono fatto dentro. Senti, Tony, io mo c'ho da fare, me ne devo andare, per favore. Aspetti. Un film del tuo amore, eh? Un film! Ti voglio coprire d'oro come a Cleopatra! Te li ricordi il viaggio a Sharm el Sheikh? Ma quale Sharm el Sheikh? Sto scemo! Le trombate che ci facevamo dentro la jacuzzi! Boh, voglio solamente al pensiermi di l'uccello grosso, Mile! Allora mi vieni a prendere al gazebo tra mezz'ora lungo. Tonino? Oh,
Allora non c'ho la pezzicchiove. Mangi da me. Fangulo a mano. Guarda, sono Barboncino del cazzo. Grazie, come mi ha fatto andare da culo. Ma tu c'è cazzo? Fra, su gre. Oh, ma c'è cazzo che posso è questo? Boh, c'è la capanna se te, no? Ma brame, provi da qua. Ma che cazzo è, mo? Oh, dopo che cagare cazzo che ne dette. Però, Benete, non giusto basta. Sì, Benete. Dove va, non ti preoccupa. Smani, sa. Non posso, non c'è pure cose. Mi c'è schifo. Come fa tutto l'affattamento, Benete? Sì, sono il primo che richiedeva a Pietro, risolve un problema. Babbo, ciao. Mosca, un cazzo. Sì, vabbè, no, sei come la super. Ma c'è cazzo ti da chiamanda? Ehi, come mi chiamo io? Il Barboncino? E tu ci sì, che quel preservativo che t'ha posto, una capa da cazzo! Tony, fai un bravo, che tu già la puttanata l'hai fatta una volta, Tony! Esci il borzone e ti giuro sulla testa dei miei figli che non dico niente a pescatore! Ma dimmi dove stai! Vuoi sapere dove sto? Tony, che sei zon di zio Pietro? Dimmi dove stai, per favore! Mezzo alle gambe di tua madre sto! E quando vieni dammi una voce, che stai in un sacco di traffico! Recchione! Tu bastardo! Mo che te vuoi, sdraie! Che te pensi che non te vuoi andare? Ti fai vedere io a te! Vabbè? Ma sì, accenditela! E sindaco! Dalla, polizia! Ah. Oh, mi raccomando, io e te non ci siamo visti. Tu non te ne puoi andare, sei l'uomo del destino. Alì la mano, quale destino?
Il grande spirito t'ha salvato. Chi? Un grande spirito. Te l'avevo detto che non te ne potevi andare.
Sto schif. Nato poco. Dormo. Quando dormo, l'anima se ne va in un paese lontano. È morta quando dorme, solo che l'anima te lava tutta la forza, perché se ne vai in giro a viaggiare di qua e di là. Passa tutta la notte, prima che l'anima torna, ti si mette sopra il capo e ti svegli la mattina. Per guarire ci vuole il tempo che ci vuole. Thank you.
Ma tu chi sei? Io sono Cervonero e appartengo alla tribù dei Sioux. Oh, che mi hai fatto la gamba qua stanotte? Non è che mi faccio imbezzio. Ho chiesto aiuto al Grande Spirito. Ma tanto è il Grande Spirito. È lui che mi ha detto che dovevi arrivare. Ma qua sopra è tuo o si abusiva? Questa è una terra sacra. Ah, sì? Gli Yankee non ci possono mettere a piedi. Chi? I bianchi. Quelli che hanno costruito la ciminiera. Prima, qui, era pieno di praterie, era pieno di boschi, stava pieno di bisonti, così. Tu hai mai visto un bisonte da questa parte? No. Il borsone che fine ha fatto? Quale borsone? Non si strinciò un borso. Allora un po' di bene me lo vuoi ancora. Ma che fine hai fatto? C'hai ragione, amore. Ma so avuto un sacco di cazzo. Che è successo? Niente. Mi sono squarciata una gamba. Però la cosa più importante adesso è che io e te abbiamo fatto la pace, è vero o no? Ma si può sapere dove stai che ti vuoi prendere? Ma no, guarda, non ti preoccupare. Ho trovato pure un medico che mi sta curando. Tony, per favore, non mi raccontare cazzate. Non è che mo tutto sto casino finisce in un'altra pagliacciata. Quale pagliacciata? Io per adesso so soltanto che ti sei messo contro gli amici tuoi. Che sono venuti al negozio. No, ma la voce gira, ti stanno cercando dappertutto, Tony, e sono tutti incazzatissimi con te. E se la prendono nel culo? Ciao. Senti, fai una cosa, scamba ancora zia Nina. E che c'entra zia Nina, mo? Tu chiudi il beauty center e vattene a Manduria. Per favore, non mi deludere questa volta. E chi ti perde più, amore mio? Corami, ciao, ciao. Oh. Sì. Sta salendo qualcuno. Qual è? La terra sacra di tutte le mie. Guarda come vivi. Meglio nudi che prigionieri della civiltà. Sai, oggi mi hanno detto al comune che c'è un posto qua fuori in campagna dove tu proprio staresti benissimo. E i bisonti ci stanno là? Lascia stare i bisonti. Tu qua potresti fare tutto quanto quello che vuoi. Vedi che bello? Guarda, la casa del buon sorriso. Ti danno da mangiare 3 volte al giorno, ti lavano i panni. Vedi, ti potresti portare pure le cose tue, l'arco, il tom... come si chiama, scusa? Tomahawk. Quello, le frecce. Quella? Ma posso portare? Tutto quanto si può portare, tutto. Ma perché me ne devo andare? Ma io sto a così buono qua. E questo è quello che ti sembra a te. Però da quando è morto papà tuo, tu non sei stato più tanto bene. E in tutti quanti questi anni, chi è che si è sempre occupato di te? Che ti portava a comprare il gelato, che ti portava allo stadio. Mi sembra un so blu, e voi mette in mango. Hai visto che ti ricordi? Vedi, tu adesso devi solo firmare una domandina. Devi mettere la firma qua. Prima devo leggere. Si capisce. Mi dispiace, Enzuccio, non posso firmare. Ma io qua sopra non ti posso lasciare, io ho una responsabilità su di te. Ma mo c'ho un amico che mi ha mandato il Grande Spirito. Se le gocce che ti dà la psichiatra, che fine hanno fatto, non te le stia a prendere più, è vero?
È meglio che vai dove dico io. Queste del condominio non ne possono più di tutte le puttanate che fai. Guarda, guarda la mano. Oh! E firma. Capo, volesse sapere chi è questo amico che ti ha portato il grande spirito? È l'uomo del destino, sta dietro al cassone. E se non ci credi, vai a guardare. No, sciabbi, voglio proprio vedere. Adosta, vieni, andiamo a vedere. Stai niente da fare. A essere buono con te uno ci rimette e basta. Ma prendo tutto e me ne vado. Capito, Renà? Me ne sto andando con la spesa. La marmellata me la sto portando pure. Vabbè. Poi quando viene l'assistente sociale, te la vedi tu e l'uomo del destino. Uomo del destino? Uomo del destino? Uomo del destino? Spione di merda! Da dove cazzo ti è uscito di dirgli dove stavo? Gli indiani non possono dire le bugie. Ed è per questo che li hanno sterminata tutte quante. Aiutami, muoviti! Marco, a nasconderti sei più bravo dei cieli. Mamma, aspetta. Sincero, nero. Se al villaggio arrivano Biang in cerca di un indiano che si è nascosto, ciò che facciano gli altri indiani del villaggio? I spion de merda? No. In certe situazioni, una bugia può salvare la vita a un amico. Capisci? No, niente, la magnetta è mia! È mia la magnetta! No, è mia! È mia! Sta nella merda, eh? La fortuna invece è girata completamente. E stanno un sacco di soldi pure per te, se tu mi dai una mano. Vedi che non mi freghi più, io con questa roba ho chiuso. L'ultima volta mi sono fatto 2 anni per colpa tua, di quel barboncino del cazzo. Ma mo è diverso, sta fatto tutto. I soldi stanno già nascosti. Il problema è che io da solo non ce la faccio. Ma ti rendi conto di puttanate che sta a 10? Donne, beh, ma si parla che sa maniera tuo padre. Oh, è caduta la linea. Che cazzo, pure la batteria mo' fornù. La sfortuna. Oh, dov'è che vai?
L'hai fregato? Me lo sono fatto prestare dalla palazzina di fronte. E come facevi a sapere che c'avevano il modello mio? I nocchi stanno al secondo piano, al quarto siamo interrati. L'iPhone 1 sta al terzo della scala A e 2 al quinto. Per il Samsung invece devi andare alla palazzina di fronte. Gli altri modelli non lo so. Sei furbo tu, eh? Sei pure un fenomeno. T'arrambichi come una scimmia. Noi indiani non soffriamo di vertigini. Signor, Cervonero, visto che sei così bravo, mo mi devi fare un servizio importante. Una missione. Una missione. Tu ti presenti il grandiere? Tu devi andare là basso, devi scavare e devi andare a trovare una cosa che ho nascosto. Il borsone. Un borso. Oh, però amico, quello non è un borso qualsiasi, eh? Io per questo prima non ti ho voluto dire niente. Ma che dentro che c'è? E c'è un tesoro. Per l'amica e per me. Magari. È per i rifornimenti a una tribù indiana. Una tribù del Canada. Del Canada, esattamente. Irochesi. Sì, signore. Se ne cocca. Ma più cagliuca, credo. Vabbè, ma c'è cazzcancere, no? Noi qua siamo tutti fratelli. Wow. Ma perché ieri ti nascondevi col borsone? Perché gli Yankee mi volevano uccidere. Non hai visto che sono arrivati qua con le pistole, con la cavalleria? Ma quale cavalleria? Era una Mercedes, una BMW, una Yamaha T-Max e una Enduro Transalp. Una giatta arenata. Cervonero, tu mi devi promettere che fai questa missione alla perfezione. Tu ti devi ricordare solamente dove sta quella montagnola di brecciolina. Pigli una pala, scavi e vedi che alla fine è su borso. E se mi porti tutto? Guarda che costi da. Questo è 18 carati. Per noi indiani il metallo giallo non vale niente. Ha poi dell'orologio. Non piace proprio che ne ha già la fede. Sono le 12:50. Sto qua prima che il sole si è girato dall'altra parte. Sapete una cosa, la settimana prossima venire venerdì. Non è così, venerdì c'è già da fare. Vabbè, che vuol dire? Un po' di tempo si può trovare, scusa. Sono per scalanza porto. Mi ti do. Sì, sì, ci pensiamo. Posso venire c'è qua? Io do molto.
Oh, ho detto niente baci. Avast, mo. Avast, mo. Che cazzo stai facendo? Ehi! Guaglia! E il borso? Dove sta il borso? Guaglia! Ehi! Che ti spacca la faccia? Dove sta il borso? Il grande spirito non vuole. Ma fanculo, tu hai il grande spirito. Hai scavato! Hai scavato bene, eh? Non è che te lo sei fregato tu, che io ti faccio finire sopra una carrozzella, poi non lo fai più il fenomeno. I Sioux non rubano all'amico. I Sioux da chi te muovi? Non è possibile, non è possibile. Là deve stare, là. Dov'è che hai scavato? Deficiente. Arredamenti. Eppi cosa? Ma va, non funziona nessun cazzo, do. Non funziona la corrente, non funziona l'acqua, non funziona nulla. A un certo momento non ha funzionato più niente. E allora perché sei andato a prendere il caricabatterie se non funziona più niente? Sai che cos'è che non funziona a te? La cap. Si capì? La cap. Ecco perché qua sopra tutti facciano che cazzo vogliono. Venne pure una puttana a fare la marchetta, le zoccane ve ne do su. Gliel'ho dato io il permesso a Teresa. Ma tu non lo capisci che a te ti pigliano tutto quanto per il culo? Lo sai perché? Perché sono minorato. Ma tu dici come sei tu? Minorato. Allora vattelo a cercare tu il borsone.
Facile, davvero. Che sta per me? Sì, ma ha preso sto tramone, tu. Scemi. Scemi. Asca. Non ti faccio vedere. Dove sta Augusto? Però è meglio se ci vai domani. Non la fanno, non la fa. A poi il candiere sta chiuso fino a lunedì. Deve fare come fa il sole. Che la sera si va a riposare. Oh, ma non è che viene l'amica tua, mo, fa un servizio notturno, so. Però se viene solo il pomeriggio, giovedì, venerdì e sabato, che c'ha bisogno. Sì, 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 va bene. Sì, mo c'ho bisogno pure io, fai una cosa. Vai al bar e pigli una sambuca. Vabbè? Non lo so se ce l'ha. Chi non ce l'ha? Vai al bar e pigli una sambuca. Ma vedo quello che trovo. Lo so, dai! Ce l'hai una sambuca? Pure a berti sei messo, mo. No, è per un amico mio. Un amico tuo? Dove sta questo amico tuo? So, sopra. Dove sta questo amico tuo? È per quando viene. Ah, è per quando viene, ho capito. Entra, vieni. Filomè, Filomè, è venuto il film di Felice, è rimasto un po' di liquore. Uomini che sono scappati senza lasciare traccia. L'episodio ha inquadrato all'interno di una lotta fra bande che si contendono il territorio. Quella del boss Pietro Palmieri, detto lo zio. Ma stiamo tranquilli con quelli di qua sotto. Lui era amico di mio padre. Lo vuoi vedere mio padre? E vedimi tuo padre. Il vestito da indiano mi ha regalato lui. Uh-huh. Mio padre era un bello rosso come a me. Tutta la famiglia, no? Quando tornavo da lavorare era tutto rosso, ma il rosso non è che se ne andava. Alla fabbrica lavorava? Quando è morto, non gli hanno dato nemmeno il colpo dello sciamane. Che cosa? Un amico gli deve dare un colpo così. Così l'anima esce e corre appresso al cielo. Se no l'anima resta lì e gira attorno, 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 attorno. Ma sto cervone da dov'è? Al reparto. Avevo paura di morire. A un certo punto ho sentito un rumore. E dietro la finestra c'era lui, che con le corna sbatteva vicino al vetro. Un cervo? Il grande spirito. Mi ha detto, tu non devi avere paura, tu sei un grande guerriero, Cervo Nero è il tuo nome. E mi ha imparato questo. Ma ci mi aveva capitato a me. Comunque il problema tuo è che stai troppo solo.
tutti da me. Ma io non sono solo. Ah? Passa un gabbiano e mi parlo. Passa una cicogna e mi parlo pure la cicogna. Sì, ma qua ci stanno le cicogne, c'è un giardino zoologico dove. Passano le rondini, in primavera i pappagallini verdi. La vedi quella stella come fa? E come fa? Io non vedo niente. Si accende e si spegne. Si accende e si spegne. Ci vuole dire qualche cosa. Ah? Andiamo con me. Mamma mia, tu grande spirito. Sì, sì. Ho promesso che sta sempre con me. Ah, sono troppo contento. Ma non male che si è messo a chiovo, così almeno tremolare. Là. È il candile. Tanto tra poco schiove. Senti, qua la gamba che succede? Questa più frecata di ieri. Vuoi vedere che sta meglio? Oh, fai chiaro. Questo va meglio. Questo è uno schifo. Puzza pure. Ma ancora dobbiamo mettere questo, poteva prendere la medicina. E quello c'è tutto il tempo che non ci vuole, non è che ta passa. Non è che può guarire cosa per quello che piace, basta. Sì, Nolio, tu sei un bravo ragazzo, ma non posso stare a giocare all'indiano. Qualche voce ti ha detto che doveva finire di piovere. Veramente ho un callo che tengo sotto la pelle. Pigliati questa medicina. No, grazie. Sto schifo, bevitelo tu. A me fa solamente la facciata tu, per piacere. Me. Ah, chiama. Controllis, guarda. Sta qualche filo staccato? Che qualche pizza di merda dove ti ha staccato la luce. Tutti in la banana andando a lecchi. Aspetta, do un scoccio. Ah, guarda. È attaccato. Filonero e filonero. Ma ci si tremò, no? Ma me devo fu un copo alla razza, tu che nero e bianco da attaccare. Si fa. Nero e bianco. Spingi un bottone, mo?
Alzato il bottone! La cinta! Da qua sopra non ci sta un sistema più facile per arrivare a Bassa al Candier. I passaggi sono fessi. Dall'altra parte la precipizia finisce dentro il cortile. Da qua sopra sono tutti i percorsi. Vuoi andare alla stazione? Vuoi andare al campo sportivo? Senti. Vieni a vedere. Quel palazzo là c'è una porticina scassata che se la entri esci direttamente dall'altra parte del quartiere. Sono lungo mare. Come si fa ad arrivare? Io t'ho già vista te. No. Vedi che t'ho portato. Gli ospiti c'hai? Sì, sono un amico. È vero, è un amico mio. Vieni che te lo faccio conoscere. Uomo del destino. Aspetta, devo cercare le molle. Oggi è domenica. Non faceva riposo l'amica tua. Ha voluto stendere le palle. Cos'è, amico? Da dove viene? E allora? Ma l'ha mandato il grande spirito. Ah, sì? Ma tu lo sai che l'altro giorno qua vicino hanno fatto una rapina? Hanno sparato. Uno si è preso tutti i soldi e se n'è scappato. Tu niente, sai? Nena, vedi che devi stare attento. Che qua è pieno di gente cattiva. Beh, vai di là, dai. Vai a raccogliere le mollette che io mo vengo. A parte mia. Io non tengo nulla. Se non mi dai niente tu, io me lo vado a prendere da quelli che ti stanno a cercare. Non lo so se ti conviene. Tuo marito lo sa che ogni marchetta che ti viene a fare qua sopra ti mette da parte la percentuale. Pensa, quante belle carezze. Che te va a fare? Stai chattando a questi? Dammi i soldi! Dammi soldi che sarà mai! E allora da faccio cadere chi? Tu non vieni più. È un sottoscritto. Non esiste. E tu ci sei? Cus è un anticipo. Poi quando tolgo il disturbo, a darvi un regalo. E allora? Lo sai che a tempo hai fatto che non mi trovavi più? Milena, amore mio, guarda che io non sto a giocare. Tu stai da Zannina? Sì, ne. Ma tu mi devi venire a prendere, Tony. Perché io ho paura, qua stanno pieni telegiornali. Ah, sì? E come? È uscito sopra a Canale 5, sopra la Rai. Prima pure alla radio l'ho sentito. Lo stanno a dire tutti, Tony. Beh, amore, evidentemente sono diventato un importante. Tony,
Se non te la senti, fai un passo indietro, senti a me. Quale passo indietro? Tu dammi 24 ore, ti faccio vedere che ci sistemiamo per la vita. Oh, non fare lo stronzo però, che io poi ci credo. Da quando me l'hai detto me lo sogno la notte, quell'albergo di Sharm el Sheikh. Lo sai che forse mi vogliono cacciare? E quel collier che mi regalaste, da quanto è bello. Da quando non cacciare nessuno? Me lo metto tutti i giorni. Non lo sarà sentire tuo cugino. Sempre ce l'ho addosso. Poi già ti ha fregato l'appartamento qua sotto. Me lo guardano tutti. Quando quello parla, tu ti devi tappare le orecchie. Tony, pensa a me. Lì sta una donna là. Teresa, 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 eh? Teresa, 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 Teresa. Tony! Se pur la gelosa ti metti a fare, mo. Tanto lo so che se non mi prendevo tutti quei soldi, col cazzo che ti riacchiappavo. Ma quanto sei stronzo, però. Io voglio solo che ritorni ad essere quel gran fico che eri quando c'avevo 20 anni. Ti ricordi quando arrivavi al negozio di tua moglie con quella macchinazza tutta rossa? 24 ore ti vengo a prendere, cura me. Ciao. E poi se tu te ne vai, io come faccio? C'è il tuo marito. Magari morisse, mio marito. E se non muore? Io prendo i bambini e me ne scappo. Allora, perché non ce ne andiamo a Milk River? Dove? In Canada. Là ci sono ancora le praterie, i laghi, la collina. E poi c'è il giardino del Grande Spirito. Ci sono i bisogni. Ci andiamo. Ma da dove ti escono tutte queste cose? Quando siamo lì, tu non ci devi più andare per la pulizia a casa degli altri. Io vado a caccia e quando la sera torno siamo insieme nella tenda, io, tu e i bambini. Dammi un bacio. Allora ci andiamo? Ancora insisti. Io non so neanche come si dice questo posto. Oh. Hai visto che non è più nero? Veramente? Sei sgonfiata. No. E cammino pure, chiami? Vaglia, Deo grazias. Io sono forte, cioè recupero veloce. Mi sento proprio bene, tengo pure fame. Sono forte. L'avevo conservato per non mangiare insieme. Pi la scarpa. E poi come la calza? Si fa la scarpa senza la calza. È buono il ciambellone dell'amica tua, eh? Ma non è un'amica e basta. Infatti. Ma avete... eh? Domanda inutile. D'altronde, l'avevo portato al Canada. Il Canada fa freddo. Tu la devi portare al caldo. Da così la femmina si spoglia e sopra la spiaggia già arrizzi qualche cosa, no? Andiamo. Non ti vergognare. Quando una femmina la tieni sotto tiro, eh? Tu fai scivolare la mano sotto la schiena. Piano piano, piano piano, piano piano, boom! E ti butti addosso, si cade, esci quella ciola morta che tieni e cominci tutto il programma. Io questa cosa lo so a memoria. Beh, certo, ti ha imparato il Grande Spirito. Eh? Allora.
di pizza de merda. Senti un po', ma quel passaggio segreto che esce sopra il lungomare, dove sta? Eh? Quella porticina, dov'è che sta? Non c'è nessuna porticina. L'ho detto così per dire. Ehi, allora, dai, adesso non mi prendere per il culo. Fino a un minuto da perdere, Renato. Noi due dobbiamo andare al cantiere, andiamo, dai. Non si cerca due volte la stessa cosa. Ehi. Ehi, a chiami da me. Non partire per la tangente, mo. Io devo andare a prendere il borsone e tu mi devi aiutare a scavare. Io ho già scavato. Vaffanculo, Renato, vaffanculo! E va bene. Va bene, va bene. Vorrà dire che la tribù dei Cagliuga se ne devono andare tutti quanti al creatore. Ma quale Cagliuga? Tu sei quello del telegiornale! Ha ragione Teresa! Tu sei quello che sei rubato tutti i soldi! Io non ci vengo a cantiere! Anche dal punto di vista dell'igiene. Da quant'è che non prende i farmaci? Vuoi dire qualcosa all'assistente sociale? Sono state pubblicate delle sue fotografie indecenti. E non c'è niente da ridere, signor Giannotti. Il suo comportamento è diventato un problema. Ma io non ti ho fatto da nessuno. E allora perché sei andato a chiedere il caricabatterie? Che tu neanche ce l'hai il cellulare. Ma ci vuoi spurare a bere? L'unico è un provvedimento di ricovero forzato. Madonna. Hai sentito? Come dobbiamo fare, mo? Togli le mani, senti il fa, senti, ehi, ehi, ehi. Senti, senti, senti a me. Scusi, dottor, ma se lui va alla casa del buon sorriso, si potrebbe evitare l'ospedale, però. E questa è l'unica possibilità. E allora? Che vuoi fare? Vuoi tornare a psichiatria? Ti sei dimenticato l'ultima volta che ti hanno ricoverato? Ah. Nome di battesimo, eh? Qua scrive il cervo nero.
io? No, cazzo. E quando è? Poi ti accompagno io. Va bene? Ciao, Cervonero. Questo è l'appartamento, poi con la scala interna viene bellissimo, attico e super attico. Beh, oh, per il fastidio, eh? Penso a tutto io. E ora ti devo lasciare che viene l'ingegnere. Ciao. Grazie a Sandro. Grazie a te, eh. Ciao. Ciao. Oh Gesù, se ti azzardi a filatare, tu uccido. Esci il telefono. Che telefono? Esci il telefono, muovuti. Ecco, perché il telefono. Lo signore, what? L'altro, dove sta Walt? Guardi dentro la tasca, struzzo. Questo. Sì, sì, non si prende la roba degli altri. Qualcosa? Colella? Sei tu? Antonio? C'è acqua? Ha sentito pure lei un rumore? Sì, qualcuno è caduto. Chi è caduto? Non si capisce niente da sto condominio. Successo. Ha sentito un rumore? Ma non si nessuno lo ste. Io ho sentito un rumore forte. Vaffanculo, Tommy. Oh. E c'è sta facendo? Cappuccetto rosso. Ti narration. Si fatta proprio una bella cacata. Però tu sei un guagnone affertanato. Sono o non sono l'uomo del destino? Come hai fatto? Me l'ha dato il grande spirito. Matto, ma vuoi pigliare per fessa? Oh, ma tu c'è te credi che lo puoi vedere solamente tu? E dove vi siete visti? A basso, al secondo piano. Lui, in carne e ossa. E guarda che cosa mi ha detto di fare. Aspettiamo però non è per niente. Il grande spirito vuole un'altra cosa. Vuole che aiuti l'uomo del destino. Non al candiere. Scusa, eh? Mi prendi in prestito quei pantaloni. Dove dobbiamo andare? In mezzo alla strada. Ha detto lui. E mi ha detto pure che alcun passaggio segreto, la porticina, assist e come. Thank you.
Questa? Dai, ti piace? Togliti questo, non ci dobbiamo fare riconoscere. No, aspetta, muovo. Scendi. Andiamo. Andiamo. Abbassi qua, normale. Normale, ma c'è. Ecco, guarda se arriva qua. Ecco. Tutto io. A che cercate? Ehi! E non lo venite a salutare a nonno vostro? C'è mai portato? C'è che t'ha portato? Guardate qua che cosa ha portato. Eh? Là, vi piace? Sì. Ehi! A volei, Marabato, vatti. Aglio a sciuque. Guarda che questo non è niente rispetto a quel che tengo nascosto. Te ne devi andare. Aspetta, fammi parlare un momento. Sei un borsone sottoterra, per un cantiere. Tu mi devi solamente aiutare a scavare. Vattene, ti hai detto. Signor Spazio. E va bene, dai. Va bene. Allora, fammi solamente una cortesia. Latina ancora la scavatrice. Scavatrice. Ho portato qua questo mio amico. Ce l'hai dai. Mi vedi la scavatrice, vieni. Aspetta un attimo che mi faccio una gara. Vieni, scusa. Cercavo un latte. E questo regalo che mi hanno fatto. Mi dispiace, Tom. Certa gente è veramente cattiva. Ma noi li possiamo ancora fottere. Meno male che qui alla scavatrice non gli è successo niente. Tu me la presti un attimo? No, non me la faccio. Non te ne vai subito. Prendi una pistola e ti ammazzo. E va bene, Tom. Me ne vado. Oh, Madonna. Scusa, ma mi serve un goccio d'acqua. Devo prendere una pasticca. Noi siamo rotto tu! Posso andare un attimo al gabinetto? Scusa, ma... Ma ha potuto solamente morire. Complimenti, sei venuto tale qua la tua madre. Renato! Oh, e questo è fare l'espulsione! Renato! L'espulsione. Mia madre, ma ancora devi nominare. L'attacco ce l'hai fatto venire tu, quando ti ho trovato con quella zoccola nel negozio. Mo stai esagerando, eh. Cervoni! Ma che fine che ti ha fatto fare? Si è fregata tutto e ti ha cacciato, povero coglione. Dai, molto. Lo sai che combina quella zoccola nel beauty center? Quando abbassa la sala cinesca, lo sai? Oltre ad essere coglione, sei pure cornone! Barboncino! 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 Oh,
Ma che ti ha chiamato Barboncino? Non da retta. Dove stai, Milena? Dove sto? Da Giannina sto. E tu? Tony, ma sei diventato muto? Tony? Ti sto venendo a prendere. Hai sistemato tutto, amore? Ho sistemato tutto. Allora, facciamo così. Ti vengo incontro io. Dove ci vediamo? Tony, mi senti? Vieni al negozio, vediamoci al negozio. Sì. Ci vediamo lì tra mezz'ora. È quella la zoccola. Che fa un indiano quando scopre che la femmina sua lo tradisce? Prendo un tamburo e lo grido a tutti quanti. Che cosa? Che cornuto? Però dopo si fa una tenda nuova. Si vede che siamo proprio un'altra razza. Signore, si farà tutta. Tony, ha fatto tutto. Sì, sì. Fermi, le ha fatto accadere tutto qua, la scena di oggi. Gula, chi t'è muore? Tony, sta a cane. Sto un cane, oh, sto un cazzo di cane. Festeci tutta. Papà, la guarda. Sto un cazzo di Barboncino. Papà, papà. Certo, chi t'è muore? La benzina è benzina.
potessi essere come te. Tu almeno tieni la fantasia che sei un indiano. Tu sei l'uomo del destino. Sì, l'uomo del destino senza chi un cazzo. Senza borsone. Niente destino. Lo sai che cosa ha detto Toro Seduto agli Yang? Quando i fiumi saranno asciutti, gli alberi bruciati, i pesci del mare e gli uccelli del cielo e gli animali della terra estinti, allora capirete che non si può mangiare il denaro. Tu da dici a Toro Seduto che non capisci un cazzo, perché i soldi sono sempre esistiti. Eppure i ladri. Solamente a voi vi fanno schifo i soldi. Guarda che le colline sacre dei Sioux erano piene piene d'oro. Ma noi quell'oro non l'andavamo a estrarre perché quelle colline per noi erano sacre, come le chiese. Poi sono arrivati gli Yankee e prima hanno sterminato i bisonti. E poi si volevano prendere tutto il metallo giallo. E voi non avete fatto un cazzo? Abbiamo chiesto aiuto al Grande Spirito. Ah. Abbiamo scavato, abbiamo preso tutto l'oro e poi l'abbiamo buttato. L'avete buttato? Uh-huh. Avete buttato l'oro? E a te? Nei Kenya. Addo? Nei Kenya, nei fiumi, nella prateria. E quando sono arrivati gli Yankee, non hanno trovato un cazzo. Un borsone! Dove l'hai messo il borsone? Massimo! Dove l'hai messo? A dove è? Ma non si sposta il borsone! A dove è? Che ne merda? Non ti fa vedere io! Non ti fa vedere! E da dove? Adesso il borsone! Pizza di merda! Hai finito di prendermi per il culo! Se non esce il borsone t'accinga! Parla! Pizza di merda! Parla! Ma hai detto tu che per salvare un amico si possono dire le bugie? Sì, ma se l'amico non è d'accordo, l'amico ti può pure sparare. L'hai buttato? Eh? Non è che l'hai buttato? L'ho nascosto. L'hai nascosto? Piazzati! Andiamo a pigliare. Dove l'hai nascosto? E vaffanculo, va. La Fiat dopo la punta non ha azzeccato una macchina. Mo ti ha spaccato la faccia una volta, eh? Almeno rubavi una Volvo. Lasciamo la mano, ti piace, lasci la mano. Dai, a piedi, a piedi. Lasci. Stavolta è vero che è finita la sfortuna. Oh, Milena. Ma che
fine hai fatto? È tutta la notte che ti aspetto. Per me puoi pure scattare. Manca una lira da pigliare, tu hai quel cornuto di Benedetto. Ma quale Benedetto, Tony? E ti sei rincoglionito? No, ero rincoglionito prima a illudermi di farmi una vita con lui come a te. Mi senti? Mi senti? È l'ultima volta, Cleopatra, è l'ultima volta che li senti. Mo' Cleopatra si attacca un cazzo. Ma che cos'è che stai no, a dire? No, basta, hai chiuso, pattana! C'è il Volnero? Guarda, io mo' me ne devo andare, Però, scusa, ma cosa? Pur per il fastidio, il vitto e all'olio, te la da pigliare. Quando... Guarda che ti possono servire un poco di soldi. E dai, so, di circanza. Guarda che io torno. E ce ne andiamo in Canada. Vattene! Cazzi da borso. Deus lá, tu vai dar. Fuz, brede. Lê. Sire da bar. Vini che mai usare! Cosa sta facendo? Sono fatti i miei! Ma per il pesce! Lascami! Puttana troi! Sono chi di doppia, vi ne do!
era imponibile! Cazzo, sto scemo! Sto minorato. Vatti in faccia, pischi in faccia! Piglia gli! Wow, wow, wow! Barboncino! Ti è arrivato il capolì! Chi ne da me? Chi ne da me? Ya! Ya! Oh! A vai! A vai! Sto listando la ghiaccia! Guardami nelle! Adesso ti abbasso! Chi ne da me? Mi ti faccio popolare la re! E mo ti avrei abbasso fra nella! Figlio di puttana! Ti fai i cazzi tuoi tu, eh? Abbiamo vinto. E come premio ce ne andiamo in Canada? Come no? Ehi, cervo nero, ce ne andiamo in Canada, Maglio. Ti porto io. Maglio, in Canada ci stanno le praterie, ci stanno i bisonti. Oh, Maglio, Maglio, oh. Thank you.
infornerò un povero malato. Ma mi raccomando, prendi e butta. Queste sono le chiavi per gli operai. Ah, senti, quelle due sdraio che stanno là fuori, quelle sono belle. Lasciale, che me le porto a casa. Ciao, per passare. Vieni, Nicolas, vieni, dai. Vieni qui a giocare. Vieni, si va, aiutami. Tu rimani là, eh. Vieni. Sono, ma ce l'andiamo, sono tutti nostri, vieni qua, vieni qua, vieni qua, ce l'andiamo. E dove? E dove? Dove andiamo? Dove andiamo? Ce l'andiamo. Là. Là, ce l'andiamo, sei contento che ce l'andiamo? Là.